Live. Saluti a tutti, benvenuti. Stasera siamo molto pochi, ma forse strada facendo saremo un po' di più. Qui vedete soltanto il mio schermo, non vedete la mia faccia. La mia faccia l'ho già condivisa incredibilmente facendo una storia su Instagram. Se volete vedere la mia faccia, la meravigliosa faccia, poi potete vederla lì, ma quello che volevo fare oggi. Un'ora dopo. Sì. Sto parlando con il regista. Chiedo, oh, mi sento. Ah, mi sentono? Ah, fantastico. No, meglio se sento. Perfetto. No, a parte queste parole, penso, per iniziare. Allora, stasera quello che volevo fare era una piccola cosa che da un po' di tempo. Un pochino tecnica diventerà, però ogni tanto ci sta fare delle cose così. Allora, cosa è successo recentemente, non tanto, ormai sarà un paio d'anni, forse un pelo meno. Vedete il mio schermo? Ci sono queste note, vedete? Lectures on Condensed Mathematics, vedete? Peter Scholz e Dustin Clausen. Peter Scholz, se voi sapete, è la medaglia Fields attribuita 4 anni fa, professore a Bonn. Era professore ordinario già quando aveva 24 anni, la mia età, ed è sicuramente uno dei migliori matematici viventi attuali, probabilmente sarà in grado di darci ancora molto. Il mio obiettivo era fare una lettura di questo lavoro, o meglio, delle prime pagine, insomma, vedere dove si riesce ad arrivare riguardo su questo lavoro che essenzialmente ha uno scopo molto ambizioso, che è, diciamo così, quello di dare una nuova fondazione teorica al concetto di, diciamo così, struttura algebrica e topologica nello stesso. Andiamo con ordine, però, perché questa introduzione forse non è chiarissima. Non è chiarissima, ma vediamo. Diciamo così. Voi forse, per chi ha fatto un corso di analisi, in un corso di analisi, sa che quello posto, insomma, l'ambiente dove si lavora nell'analisi sono le reali. Ma non solo i numeri reali, ma c'è anche coppia di numeri reali. Terne di numeri reali. Beh, in realtà non è così importante avere coppie terne, eccetera, va bene anche prendere n-nuple di numeri reali. Questo qui è l'ambiente classico dove voi fate analisi. E cos'è che conta essenzialmente nel fare analisi? Ci sono tante cose che contano nel fare analisi. Quelle che voi probabilmente conoscete sono la nozione di continuità, ma anche di derivabilità e molto altro. Integrali, è un ambiente estremamente ricco. Ma, diciamo, quello che su cui ci concentriamo stasera. Oh, ciao Chiara. Quello su cui ci concentriamo stasera è più legato al lato topologia. Giusto un ricordo di come funziona la topologia, almeno qui sopra, poi come può essere generalizzata, astratta, situazioni in cui ha senso fare questa generalizzazione e astrazione, che probabilmente interesseranno chi fa fisica, e poi vedremo effettivamente cosa succede nella nuova proposta di Peter Scholz e Dustin Clausen. Dunque, che cos'è? Cosa vuol dire fare topologia? O meglio, cosa vuol dire fare una cosa che potete
chiamare topologia analitica, analitica. E ci sono, in realtà ci sono, cioè, c'è, ci sono un po' di distinzioni, una almeno una distinzione che secondo me andrebbe fatta quando si parla di topologia. Che da un lato la topologia ha a che fare con topologia ha a che, può avere a che fare con la classificazione spazi. Spazi. Quindi, ad esempio, tu, la cosa che ormai molti di voi hanno visto ad esempio, capire come mai la ciambella, questa vorrebbe essere una ciambella, questa qui vorrebbe essere una ciambella, come mai questa qui è simile alla, in qualche modo, alla tazza. Non è una tazza questa, è una bruttissima tazza, vuole essere una tazza. E come mai invece questo non è simile, per esempio, a una sfera? È una delle questioni di cui si occupa la topologia, ma non è l'unica, perché a chi fa, appunto, si è detto analisi, portano concetti come ad esempio convergenza, successioni, limiti in generale, anche di funzioni, insomma. E cose così, insomma. Poi, naturalmente, non è che sono due settori così divisi, perché nozioni utili nella topologia, classificazione degli spazi, naturalmente servono anche nella topologia, diciamo, analitica, che ha più a che fare con i discorsi di convergenze, di successioni, limiti, di funzioni e cose così. Ecco. Però per stasera l'interesse sarà più legato a questo, in un certo senso, che a questo. Quindi vediamo di iniziare, no? Iniziare almeno a capire cosa succede, ad esempio nel caso più semplice, nel caso dei numeri reali, topologia sui numeri reali. Beh, sui numeri reali in realtà è piuttosto semplice, perché c'è una nozione di distanza. Distanza. Come si calcola la distanza tra due numeri? Può essere anche positivo, l'altro può essere negativo, ma quello che si fa di solito è la distanza tra due numeri reali, la si calcola come il modulo della differenza. Questo è il valore assoluto, questo qui è il valore assoluto. Della differenza. Beh, questa cosa in realtà per fortuna si può generalizzare molto, ad esempio su R, diciamo, siamo con R2, la distanza tra due coppie numeri, facciamo così, XA, YA, XB, YB, due punti, la distanza tra due punti, questa cosa qui è ancora una cosa che si può denotare come questa. Però a questo punto il modulo di una coppia di numeri è una cosa che va un po' capita, ma non è così difficile. In realtà qui basta fare così, usando una specie di teorema di Pitagora implicitamente. Se voi pensate, ad esempio, no, classica cosa, voi prendete, fate finta che uno dei punti sia l'origine, sia 0, 0, questo, e questo è x. Come fate a capire la lunghezza di questo? Semplicemente sapete che potete fare il triangolo, potete considerare un triangolo così. Questo qui che cos'è? Lungo x, questo è lungo y. E voi a questo punto fate
sapete che questa qui L, che chiamate questa distanza che chiamate L, L, sapete che L quadro è uguale a x quadro più y quadro, quindi sapete che L è uguale alla radice quadrata di x quadro più y quadro. Questo è come calcolate la distanza di due punti. Poi ai matematici piace generalizzare, quindi cosa succede? Se voi volete calcolare la distanza tra due, non due punti del piano, due punti di uno spazio a dimensione qualunque, fate una cosa di questo tipo. Diciamo così, questo chiamatelo pure, non so come possiamo chiamarlo, diciamo così che questo è x1, xn, questo è y1, yn, con notazione che confonderà rispetto a quella che abbiamo usato prima, ma fa niente. E che qui fate cosa? Fate più o meno la stessa cosa, prendete y1 meno x1 al quadrato più y2 meno x2 quadrato più eccetera più yn meno xn al quadrato sotto radice quadrata. Questa è la distanza tra due punti. Perfetto. Dice cosa ci fate con la distanza? Beh, in realtà ci fate tanto. Pensate, la distanza è una di quelle cose che voi usate ad esempio per definire, quando definite la nozione di limite, perché vediamolo nel caso di successioni, che è un po' più facile. Voi prendete una successione che cos'è? Semplicemente una sequenza di punti eccetera qualunque, con tutti questi punti che sono ad esempio punti in questo spazio a n dimensioni, quindi ciascuno di essi è volendo un vettore. Voi volete capire cosa vuol dire questa cosa, che un certo vettore, che un certo punto di questo spazio è limite della vostra successione, e ciò che significa è, ve lo ricordate che dai corsi di analisi è la seguente cosa, che per ogni epsilon maggiore di zero trovate un indice sufficientemente grande, insomma, trovate un indice, diciamo maggiore di zero intero, tale che se prendete gli indici più in là di quello, avete che con n meno l è più piccolo di epsilon. In questo caso qui avete la nozione di distanza che avete definito qui. Questa distanza, scriviamola meglio, distanza di a con n l è minore di epsilon. Questa a volte, molto spesso, la trovate anche scritta così. Così. Benissimo. Questo, vedete che voi quando avete una nozione di distanza, avete anche una nozione di limite, e la nozione di limite è la base dove poi fate l'analisi. Ciao Rabbergnom. La nozione di distanza, diceva, è la base, da una delle possibili basi da cui partire per fare molto di quello che si fa in analisi. Quindi dicevo, scusate, la nozione di limite è una delle nozioni da cui partire per fare molto di quello che si fa in analisi. Però ci si accorge che effettivamente potete anche indebolire un pochino, magari non vi serve per forza una distanza, ma vi serve un po' meno. Potete cercare di capire cos'è una nozione, ad esempio, di intorno di un punto. È una cosa che potete fare. Se voi prendete un punto, diciamo così, anche in R alla N, diciamo, potete definire una cosa che chiamate B epsilon X. Cosa vuol dire questo? Vuol dire palla, ball, di centro X raggio epsilon maggiore di zero. Cos'è questo? Sono tutti punti tale che la distanza di questo punto dal vostro centro è più piccola di epsilon. Molto semplice come idea.
se la visualizzate nel piano, semplicemente avete una cosa di questo tipo. Cioè, fate finta che il vostro punto X sia uguale a 0, qui l'origine, e Epsilon sia uguale, per esempio, 2, allora la vostra palla è questa parte qui, in cui escludete il bordo in questo caso non è compreso. Cioè, volete, questa è B2 di 0. Quindi vedete, dalla nozione di distanza avete la nozione di palla, ma potete fare una cosa un pelo più generale, potete dichiarare che un intorno, diciamo, aperto, ma non è così necessario, X è un insieme, diciamo così, contiene X e diciamo pure, diciamo, se volete, che è unione di palle non per forza centrate in X, ad esempio un intorno aperto potrebbe essere una cosa di questo tipo, perché in verità, per fortuna, avete lavorato in uno spazio che ha la possibilità di agire con numeri molto piccoli. Questa cosa qui la riempite con tante pallette qua, possono essere molto piccine, ma potete fare unioni anche non finite, potete fare unioni infinite qua, ad esempio, così, anche che possono intersecarsi, non è un problema. Devono essere tutte sferiche, in realtà me le ho disegnate male, però insomma più o meno capite. Qui, siccome ammettete unione qualunque, e quello che succede è che voi potete riscrivere epsilon uguale 2, tipico algebrista. Se 2 fosse 0, se fossimo in caratteristica 2, sarebbe veramente un problema. Potete riscrivere L uguale limite, no, non devo scrivere limite con la freccia in giù, così, questo adesso Rabbergnon mi prenderà in giro per il resto dei miei giorni, perché ho avuto un lapsus per cui ho scritto lim con una freccia in avanti, ma non devo scrivere lim con una freccia in avanti, perché i limiti adesso non sono i limiti che vedo io di solito ultimamente, però lasciamo. Così, se per ogni intorno aperto, meglio, sì, per ogni intorno aperto, di che cosa? Di L, esiste un certo intero, no, di nuovo, poi qui copiate, tale che per ogni, pur di andare sufficientemente avanti, che cosa succede? Che A con N sta in. Se voi pensate di prendere I come se prendete I uguale, ad esempio, B epsilon di L con epsilon qualsiasi, ritrovate la definizione di prima. Il discorso qui è essenzialmente l'idea di fondo per avere limiti, sono una delle cose fondamentali, vi basta la nozione intorno, diciamo così, aperto di ogni punto. Ah, un recap? Ah, sì, no, qui Andrea dovresti ritrovarti, perché stiamo facendo, non so, quello che forse per voi metodi qualcosa, basi di topologia generale, essenzialmente. Non so se vedete spazi topologici, ma almeno spazi metrici, tipo spazi di Banach, poi di Hilbert, insomma, cose. Quindi, no, abbiamo visto, facciamo pure il recap, abbiamo visto
Vogliamo in qualche modo affrontare una nozione, una teoria, o capire cosa può essere una teoria che permette di capire, di dare un quadro per capire la nozione, ad esempio, di limite di successione, di funzione, anche, ma vediamo, di successione, e ti accorgi che una delle possibilità è iniziare dalla nozione di distanza, però poi vedete che, che potete dare la nozione di limite usando la nozione di distanza, però potete vedete che in realtà quello che vi può bastare è dare la nozione di intorno di ogni punto, intorno aperto, ad esempio, e potete dare la nozione di limite di successione, ma in realtà poi anche di funzioni, va bene, nel momento in cui avete questa nozione di intorno di ogni punto. E questo un po' è una delle cose che uno che fa analisi serve, può servire come base. Ed è, come dire, è uno dei possibili punti di partenza per capire cosa vuol dire topologia generale analitica. Appunto, una teoria generale che permette di avere al suo interno la nozione di limiti, vicinanza, intorni, tutte queste cose qui che a chi fa analisi servono. Ok. Mancino, io sono Mancino? No, non sono Mancino. Non mi sembra di essere Mancino. Non credo, no, non lo sono mai stato. Comunque, giusto perché sei qui, Andrea, adesso facciamo salti in avanti, no, certo, un discreto salto in avanti, perché queste sono proprio le basi della topologia di analitica, volete, se vuoi. Ma poi c'è qualcosa di più. Ai fisici, qui adesso si fa un salto abbastanza brutale, me ne rendo conto. Spero di non confondere troppo le idee. Ai fisici piacciono cose, ai fisici, e persino a quelli che magari sono un pochino più rustici, un pochino più rurali, tipo Andrea, no? Tipo quel, tipo lui. Ai fisici piacciono cose come spazi di Hilbert, o spazi di Banach, cose così, insomma. Qual è il discorso? Adesso io non voglio, non sono andato troppo dentro all'idea di topologia generale, perché il punto di oggi in realtà è un po' a metà strada tra la topologia generale e questa cosa, questa nozione di spazi di Hilbert, spazi di Banach, che invece interessa ai fisici e interessa anche agli analisi che fa equazioni differenziali, perché sono cose che sono diventate importantissime nella cosiddetta analisi funzionale. Questo giusto pointer per chi fosse interessato. Analisi funzionale è una parola chiave, in effetti. Cos'è uno spazio di Hilbert? Uno spazio di Hilbert. Facciamo cos'è uno spazio di Banach, perché spazio di Hilbert mi richiede di fare un minimo di aggiungere un concetto che non ho, di cui non ho parlato tanto prima. Uno spazio di Banach è, come dire, è una struttura algebrica in realtà, perché è come dire, è una roba che comprende più cose, e gli ingredienti sono uno spazio vettoriale V, ad esempio V uguale R alla N, va bene, ma anche altro. Poi per ogni elemento, diciamo che qui chiamo F, per quello chiamo F perché spesso sono funzioni, una norma, una cosa che si chiama norma, ok?
chiamate con due stanghette così, soggetta a vari, per essere maggiore o uguale di zero, soggetta a varie assioni, le proprietà che sono proprietà che devono valere arbitrio, diciamo così. Ad esempio, una delle cose che devono valere è la disuguaglianza triangolare, questa cosa qui, e il fatto che appunto questa cosa è maggiore o uguale di zero e che se questa è zero, allora in realtà l'elemento era zero fin da subito. E poi vedete che potete, in questo quadro potete definire la distanza tra due punti, tra due elementi, semplicemente come la norma della differenza. Una cosa di questo tipo. Mi dicono che bisogna anche sapere non uccidere qualsiasi pianta, ti capite, tira, riparati il lavandino. No, purtroppo io a ripararmi il lavandino. Diciamo, avete una norma e da una norma avete una distanza. Qui potete fare un esempio, ancora il nostro R alla N, allora l'esempio base, in cui prendete un elemento che è una n-upla. Come fate a calcolare la norma di X? In realtà è semplicemente il suo modulo, quello che abbiamo già incontrato, e sarà semplicemente questo. E che in realtà è esattamente quello che abbiamo denotato prima, la distanza dall'origine. Se vedete, infatti, quella che abbiamo chiamato distanza tra x e y, semplicemente il modulo della differenza. Se vedete quello che abbiamo fatto prima, era proprio questo, no? Questa cosa qua. Perfetto. Allora, appunto, questa nozione piace a chi fa analisi, piace a chi fa anche fisica, perché pazzi di Hilbert, tanto cari a chi fa, penso, quantistica, dico bene, sono un esempio, un caso particolare di spazi di Banach. Possono anche avere dimensione infinita, credo, non sono sicuro, è vero, possono avere dimensione infinita? Possiamo definire questi appunti rustici? Vabbè, sì, la mia grafia può essere, ma i contenuti non lo so, cioè non lo vorrebbero essere. Non lo vorrebbero essere. No, dicevo, comunque, gli spazi di Hilbert, quelli che piacciono ai fisici, sono spazi Banach, esempi di spazi Banach, possono anche avere dimensione infinita. Esempi tipici di spazi di Banach, che in realtà anche di Hilbert, di dimensione infinita, che voi trovate, ma giusto per la cronaca, sono cose che si chiamano L2, ad esempio. L2, ad esempio, su R alla N, no? Queste qua sono funzioni, non proprio funzioni, qui non voglio stare a dire, perché funzioni F, diciamo così, a valori reali, scusate, tale che se voi tentate di fare l'integrale su tutto R alla N di F quadro, questo è, lo riuscite a fare, e la norma di F è proprio la radice quadrata dell'integrale del suo modulo al quadrato. Questo è un tipico esempio di spazio di Banach, che in realtà è anche uno spazio di Hilbert questo, ma adesso non voglio perdere troppo tempo su tempi specifici, perché in realtà lo scopo di oggi è un po' diverso. Principalmente quantistiche, spesso una dimensione infinita. Sì, questo qui L2 così ha dimensione. C'è anche L2 piccolo che è fatto con le successioni, insomma, comunque ci sono tanti esempi, ma sono utili, sono importanti per chi fa analisi funzionale, per chi fa tante cose. Perché appunto questi qua, avendo voi questa nozione di norma, vedete questa, avete anche la nozione di distanza, avete la nozione di intorno, con la nozione di intorno avete la nozione di topologia, la nozione di vicinanza, la nozione di convergenza, di successioni, ad esempio. Quindi potete chiedervi
cosa vuol dire per una successione convergere o avere un certo limite o per una serie, magari. Si può fare l'analisi. L'analisi si può fare in questi spazi. Facciamo un passo in avanti. Qui è, si va in un terreno che forse ai fisici inizia a piacere un po' meno. E in realtà spazi di Banach o Hilbert o quello che volete. Un esempio, cosiddetti spazi vettoriali topologici. Allora, cos'è uno spazio vettoriale? Più o meno penso che stasera lo possiamo dare per scontato. Cosa vuol dire spazio vettoriale topologico? Spazio vettoriale topologico significa che avrà anche una nozione di topologia, ma quella di spazio vettoriale. La nozione di topologia più o meno l'abbiamo capito, che abbiamo capito che cos'è. Questa nozione di intorni permette di ad esempio definire limiti di successioni, ma anche continuità di funzioni. Idea, appunto, avete spazi vettoriali che hanno una topologia che si sposa bene. Cosa vuol dire che si sposa bene? Beh, pensiamoci un attimo. Una cosa che voi avete in uno spazio vettoriale, ad esempio, una somma. Prendete due vettori e scrivo come funzioni, ancora fate la somma di due funzioni. Questo, se pensate a R alla N, è la somma di due funzioni, delle componenti, no? La somma dei vettori, sono funzioni, è la somma termine a termine delle funzioni. Poi avete, facciamo finta che i nostri spazi vettoriali siano reali, avete il prodotto per scalare. Sapete moltiplicare una funzione per un numero reale. D'accordo? Quello che chiedo è che queste due funzioni devono essere continue. Lo spazio vettoriale topologico, in particolare, non è solo questo, sono un paio di altre cose che vanno dette, ma essenzialmente, cioè più o meno, tanto per capirci, l'idea è questa, che la somma di due funzioni è continua rispetto a un'opportuna topologia naturale che mettete qua sopra. Il prodotto per scalare è continuo rispetto a un'opportuna topologia naturale che mettete qua sopra. Continuo vuol dire che cosa? Una funzione continua? Funzione continua, sapete come definire la continuità? Funzione continua, qui in un caso, diciamo così, abbastanza generale, dove qui avete solo spazi topologici, avete solo la nozione di intorni, vuol dire che per ogni punto in X deve essere continua in quel punto. Quindi per ogni intorno certo, che cosa? F di X esiste J intorno certo di X, tale che l'immagine di questa è contenuta dentro qui. Forse questo sembra un po' strano, ma in realtà è la stessa nozione di continuità che avete gli epsilon e delta, semplicemente usate gli intorni. Comunque questo non è così cruciale. Ecco, il punto è essenzialmente voi avete questa nozione di spazi vettoriali topologici e gli spazi di Banach e di Hilbert sono un esempio di spazio vettoriale topologico. Tuttavia vi chiedete, ma se la maggior parte degli spazi vettoriali topologici sono già spazi di Banach e spazi di Hilbert, beh, perché preoccuparsene troppo? Beh, perché in realtà anche se avete uno spazio di Banach o uno spazio di Hilbert, può capitare, e questo capita molto spesso perché andate a studiare analisi funzionale, che voi volete considerare delle topologie diverse da quelle che sono strettamente legate
a questa nozione di distanza qui, e questa nozione di norma che avete. Avete cose che sentite nominare come topologia debole, o debole star, cose così, che implicano una loro nozione di convergenza, di limiti che sono a priori diverse da quella ottenuta tramite semplicemente usare la norma e la distanza, per come avete visto qui, come vi ho fatto vedere finora. Quindi in realtà la nozione di spazio vettoriale topologico è importante ed è rilevante. Non tutti gli spazi vettoriali topologici che servono a chi fa analisi funzionale nella vita sono spazi di Hilbert o spazi di Banach. E possono esserci topologie diverse, messe, nozioni, diciamo così, di convergenza, di limiti diversi, messe su magari entità che sono di loro, sono pure spazi di Hilbert o spazi di Banach, ma può avere voglia di considerare strutture topologiche diverse pure sullo stesso spazio. Perfetto. E appunto queste cose importano a chi fa analisi. Ecco. Ora, non esisteranno soltanto spazi vettoriali topologici, ma potete mischiare la nozione di topologia anche con altre nozioni algebriche. Ad esempio, sempre ai fisici piace molto la nozione di gruppo. Gruppi. Cos'è un gruppo? Insieme, diciamo in un vuoto, con una certa moltiplicazione, prende due elementi, questo non deve essere per forza commutativa, ogni elemento ha un inverso e avete pure un elemento neutro. Questo prodotto è associativo e ha l'elemento neutro. E ogni elemento ha l'inverso. Inverso vuol dire che fa questa cosa. Perfetto. Avete la nozione di gruppo, avete la nozione di spazio topologico, avete anche la nozione di gruppo topologico. Realmente. Mischiate questa nozione che è puramente algebrica e richiedete che queste due funzioni siano continue rispetto a una topologia certa che avete messo sul vostro gruppo. A chi fa fisica spesso incontrano cose così, fisici incontrano spesso cose che si chiamano gruppi di Lie, che sono un po' meglio di quelli topologici, perché oltre ad avere semplicemente una topologia, sono anche varietà, cose che noi chiamiamo varietà differenziabili. C'infinito, diciamo così. Piacciono i fisici perché sono cose che spesso codificano certe simmetrie, quindi interessano molto chi fa modello standard, apparentemente, da quanto ho capito, anche un po' andando qui su Mid Science, insomma. Quindi vedete che può servire tentare di sposare la nozione di nozioni algebriche, ad esempio gruppo, spazio vettoriale, con nozioni topologiche, diciamo così, ma legate appunto alle nozioni di intorni, alle nozioni di convergenza, alle nozioni di... No? Vedete? Ora, adesso abbiamo fatto lunghissima, in realtà non siamo neanche arrivati a siamo neanche arrivati a iniziare con la vera proposta di Scholz e Clausen, ma tra poco, adesso in realtà fin qui ho improvvisato, ma erano diciamo concetti che conoscevo, incontrato e comunque digerito abbastanza, anche se magari tecnicamente magari i fisici sanno manipolare i gruppi di Lie meglio di quanto non lo sappia fare io, anzi sicuramente. Il problema, allora, ci sono vari problemi in realtà da un punto di vista proprio formale legati a queste nozioni di gruppi topologici, spazi vettoriali topologici. Il fatto è essenzialmente che da un punto di vista, diciamo, di chi vuol fare
non dico categorie, non dico teoria delle categorie, però in un certo senso sì. Come dire, uno vorrebbe che questo sposalizio, diciamo così, di topologia e algebra fosse migliore di quello che in realtà, detto così, non è. Uno vorrebbe tutta una serie di proprietà formali che purtroppo, quando ci si mette a fare spazi vettoriali topologici, o anche gruppi topologici, gruppi abeliani topologici, insomma tutto quello che volete, non si riesce ad avere. Perché il problema essenziale è che è la nozione stessa di spazio topologico, come la sia data storicamente, quindi originariamente addirittura da Poincaré, mi sembra, ha una serie di problemi, non si comporta tanto bene per tutta una serie di motivi, che in realtà queste dispense che adesso finalmente iniziamo vi spiegheranno anche un pochino. Cosa hanno fatto? Cosa tentano di fare questi signori? E qui però inizio ad essere veramente un po' io terreno un po' ignoto, perché queste note le ho guardate un pochino, ma non le ho veramente lette. Questi due signori mi si sono detti: beh, non è che riusciamo a rifondare una teoria di spazi topologici che è pensata principalmente perché si riescano a trovare delle nozioni, ad esempio, di spazio vettoriale topologico o di gruppo topologico, che finalmente si comportano bene da una serie di punti di vista formali, anche categorici, e apparentemente ci stanno riuscendo, ci sono riusciti. E il punto è tentare, il punto è questo. Vediamo un po', finalmente vediamo un po' cosa scrivono. Qui davvero inizia ad essere un attimo... Allora, con contents... È lunga, ma non la leggiamo tutta, naturalmente. Già, vedete, queste sono state spiegate in un corso a Bonn. Per chi fosse interessato, se volete fare un master là, vedrete che rispetto all'Italia c'è una molta differenza, perché a parte che vi trovate Peter Scholz a farvi corsi, ma perché vi trovate alla magistrale, trovate corsi di livello neanche dottorato. Questo è un po' come se uno vi stesse spiegando le cose che ha scoperto l'altro ieri. Cioè, in Italia spesso, almeno per la mia esperienza, non è una cosa che succedeva. Allora, vediamo un po' cosa dicono. L'inizio, insieme ai condensati, quello che loro tenteranno di fare è all'inizio rifondare una nozione di spazio topologico e vedere poi che funziona bene quando si vuole mettere dentro qualche ulteriore struttura algebrica. Dice, la domanda principale è la seguente: come fare algebra quando, appunto, come vi dicevo, gruppi, moduli, pensate spazi vettoriali, anelli, va bene, anche anelli, hanno una topologia. La situazione si trova, viene è abbastanza universale, sono molte soluzioni, esempi di interessi, come vi ho detto, rappresentazioni di gruppi topologici, come gruppi di matrici, spazi di Banach, spazi vettoriali topologici, in generale gruppi abeliani topologici, va bene, omologia di gruppi continua, queste sono cose che conosco meno, geometria algebrica o anche analitica su campi topologici come i reali o questi cupi, credo che per lui siano gli interi piadici, e lui interessano molto queste cose di aritmetica, e penso che abbiano, cioè, queste cose probabilmente gli interesseranno anche. Allora, quindi fin qua dice, ok, avete la nozione di topologia, avete la nozione di algebrica, in qualche modo avete una nozione di strutture algebriche e topologiche insieme, come più o meno ho cercato di raccontarvi. Problemi, ad esempio, ecco, vedete qui uno dei problemi principali, i gruppi abeliani topologici non formano una categoria abeliana. Allora, naturalmente qui si va un attimo più su nell'astrazione. Dice, per esempio, considerate la mappa reali con la topologia discreta, reali con la topologia solita. Una categoria abeliana, fallimento di questa mappa ad essere un isomorfismo, dovrebbe avere, se non è un isomorfismo, dovrebbe avere un nucleo non banale o un conucleo non banale. Nucleo, cosa vuol dire categoria abeliana? Categoria abeliana vuol dire tipo spazi vettoriali. E in che senso tipo spazi vettoriali? Che voi avete funzioni lineari, e quando avete funzioni lineari avete anche una nozione di nucleo, che sono gli elementi tali che vengono mandati a zero,
Avete anche una nozione di immagine? Che sono appunto gli elementi del tipo che provengono da qualche parte. E questi qua sono pure sottospazi vettoriali e si comportano bene. Ora vedete qui dice la mappa reali, topologia discreta, reali, topologia naturale. Vedete qui cambiate solo la topologia, però è più univoca. Dovreste avere, non è un isomorfismo quando lo prendete dal punto di vista topologico, ma se fosse, se questi gruppi abeliani topologici, pensate, spazi vettoriali topologici, fossero una categoria abeliana, avreste una nozione di nucleo, una nozione di immagine, no? E se questo non è un isomorfismo, appunto, significa che dovrebbe avere un nucleo non banale, o come dire, non essere un conucleo non banale, insomma, o un'immagine che non è tutta sul codominio. Questo è un esempio. Poi vediamo un po', qui più complicato forse. Per un gruppo topologico G, una sequenza esatta corta di G moduli continui non porta in generale a sequenze esatte lunghe di comologia di gruppo continua. Più astrattamente, la teoria delle categorie derivate non si mischia bene con le strutture topologiche. E questo è più complicato da spiegare, lasciamo perdere. Per ora, se volete, mi chiederete. E qui, nel contesto della geometria analitica, su qualche campo topologico, una teoria di sfasci quasi coerenti presenta dei problemi. Per esempio, se da A a B abbiamo una mappa di K algebre topologiche e M è un A modulo topologico, vorremmo fare un cambio di base, così, ma non è chiaro come farlo essenzialmente. Qui si tratta di fare geometria algebrica. Geometria algebrica, essenzialmente, l'idea qual è? L'idea è che la geometria algebrica moderna essenzialmente è la teoria degli anelli commutativi. Ma non solo la teoria degli anelli commutativi, la teoria di incollamenti di anelli commutativi. Un anello che cos'è? Un anello è tipo i numeri reali, esempio quello, però non per forza tutti gli elementi devono avere un'inversa, cose così. I numeri interi sono un anello. E qui effettivamente dice che quando voi volete fare questa operazione di cambio base, anche qui si tratta di cose che sarebbero spiegate, non riuscite a farla. Diciamo che forse per oggi ci possiamo accontentare di avere una vaga idea di questo primo punto. Cioè, vedete, quello che sta dicendo è che quando voi prendete ad esempio spazi vettoriali topologici non avete questa nozione qua di nucleo, comporti bene, come invece si comporta bene quando avete soltanto gli spazi vettoriali. Allora, d'accordo, loro cosa dicono? Lo scopo di questo corso è dare un approccio unificato al problema di fare algebra quando queste strutture algebriche hanno una topologia e risolvere questi e altri problemi fondazionali. Ecco, e qui c'è la genialata, che spero di cercare di spiegarvi. Qui non sono totalmente blind, ma quasi comunque. In questo articolo, che non è chiaro adesso, non so, non vado a vedere qual è, però vabbè. Loro dicono, leggiamo e poi cerchiamo di vedere cosa intendono dire. Il sito pro et al di ogni schema è stato definito, i cui oggetti sono essenzialmente limiti proiettivi di mappe et al a x. Per questo corso, soltanto il caso più semplice, quando x è un punto, è rilevante. Infatti, diversamente da quello che succede nelle topologie classiche come quella di Zariski o quella et al, fasci sul sito pro et al di un punto non sono soltanto insiemi. Quello che sembrava un problema del sito pro et al è di fatto una feature, insomma una caratteristica, come Dustin Clausen ha spiegato a me, Peter, che sta scrivendo, no? Qui è lui che di fatto insegna. Allora, qui cosa sta facendo? Qui posso un attimino capire. Vediamo questa definizione 1.2, che è un po' la base di tutto. Sito pro et al, vabbè, quello che è la categoria degli insiemi pro finiti con ricoprimenti dati da famiglie suggettive di mappe. Vediamo poi cosa significa questa cosa. Un insieme condensato è un fascio di insiemi su questa cosa.
insieme similarmente un anello gruppo eccetera condensato e un fascio di anelli gruppi. Questa cosa. Ora qui c'è una genialata. Qui c'è una genialata in effetti. Qui poi vabbè fa un po' di la spiega bene, ma adesso qui c'è comunque appunto la genialata. E qui permettetemi un attimo di tornare indietro qua e spiegare un secondo cosa ha detto, almeno quello che riesco a capire io. Allora, ha detto varie cose, ha detto fasci, sito pro e tal. Allora, questo qui sembra fantascienza. Allora, Andrea, cosa intendo con cambio base? Cambio base si intende, ad esempio, pensa Andrea, quando tu... Allora, questa è una cosa interessante. Pensa di avere... Scusate, rispondo un attimo ad Andrea. Pensa di avere la circonferenza, ok? Cos'è una circonferenza? Una circonferenza è il luogo dei punti dati dall'equazione x alla seconda più y alla seconda uguale 1, per esempio, no? È quella di raggio 1, no? Però tu x e y sono variabili, possono essere reali, possono essere sui complessi, sugli interi, su qualsiasi altra cosa. Tu puoi in qualche modo, no, cambiare la tua base e avere a che fare comunque con delle cose che hanno quella stessa equazione. Io la sto spiegando, la sto facendo un po' facile, forse non del tutto precisa. Tra l'altro non sono neanche uno che la sa davvero la geometria algebrica, quindi adesso non prendete troppo quello che dico come oro colato, ma era quello che un po' avevo capito, cioè essenzialmente tu puoi avere la stessa equazione, però puoi voler considerare basi diverse, puoi avere una volta considerare i numeri reali, un'altra volta i numeri complessi. Se tu scrivi x alla seconda più y alla seconda uguale 1 nei complessi, effettivamente ciò che trovi è un po' diverso, magari non è così diverso, come può essere collegato rispetto a quello che avevi nei reali. Se la scrivi sugli interi, magari ti stai chiedendo i punti a coordinate intere della circonferenza, o quelle coordinate razionali, eccetera, eccetera. Quanto siamo lontani dalla live sulla teoria dei topi? Non tantissimo, in realtà, perché in verità, quando parli di fasci, prefasci, siamo più o meno lì. Non so se Andrea più o meno gli ho dato una vaga idea di cosa è un cambio di base, però spero più o meno di sì, è più o meno quello che avevo capito. Poi si tratta di fare cose formalmente che si chiamano estensioni di scalari, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque sia, vediamo un po' cosa significa questo fasci. Abbiamo tante parole chiave, abbiamo parole chiave fasci, sito, pro e tal, il punto. In realtà è una parola chiave anche il punto. E qui c'è veramente un piccolo colpo di genio, cioè è una cosa che può servire. Almeno quando la prima volta che avevo letto quella definizione mi ero detto accidenti, cioè questa è veramente una di quelle classiche cose che, no, per cui ti dici, non so se avrei avuto il coraggio di portare avanti un'idea del genere, ovviamente, però apparentemente è un'idea buona. Allora, voi cercate di farvi un'idea. Cosa vuol dire fascio? Cosa vuol dire? Facciamo capire cosa vuol dire punto. Punto. Cosa vuol dire punto? Astrattamente punto. Punto è una roba che rappresentate così, no? Un singolo punto. E un singolo punto che potete anche pensare che abbia un singolo automorfismo, una singola simmetria, che è l'identità, cioè non cambia nulla, non c'è nient'altro. Cos'è un insieme? Sapete cos'è un insieme, ma un insieme, potete vederlo, è un prefascio sul punto. Questo può sembrare strano, ma voi in effetti prendete il punto, lo mandate nella collezione di tutti gli insiemi, è tautologica questa cosa, però effettivamente prendete il punto tratto e lo mandate in un singolo insieme. No, dico, forse questo sembra una cosa un po' stramba, ma cioè un po' tautologica, ma vabbè. Ovviamente comunque funziona così. Questo qui, per chi fa categorie, naturalmente
è un funtore, realmente questo è un funtore. Ma allora, l'idea qual è? Che siccome, cioè, per capire cos'è un insieme, potete, in realtà il punto, cioè quello che importa è questa cosa e questa cosa. Il punto è la collezione di tutti. Ora, se voi qui cambiate, al posto di insiemi potete mettere spazi vettoriali sui reali, ad esempio, gruppi abeliani, gruppi qualunque, anelli, eccetera, eccetera. Qui potete cambiare mettendo strutture algebriche, queste sono tutte categorie. Qui però anche potete cambiare. La genialata è effettivamente cambiare questo, in un certo senso, no, inciccire, per come ho capito io, Ivano sa già tutto, ovviamente. Punto raggiunto rispetto alla restrizione? Sì, sì, certo. Spero che, come l'ho spiegato dal punto di vista più intuitivo, spero che fosse corretto, perché geometria algebrica non l'ho mai capita tanto. Comunque, la genialata di Clausen e Scholz essenzialmente è cambiare il punto. Questo qua. Cosa vuol dire insiemi profiniti? Il punto è un insieme, il punto è questa cosa. Lo inciccite un po', essenzialmente. Cosa vuol dire insieme profinito? Adesso questa cosa qui la guarderò un attimo qua io, andiamo un po' perché voglio dire una sciocchezza. Allora, insieme profinito, insieme, ma forse lo spiegano comunque cos'è un insieme profinito, vediamo un po' se lo dicono un po' più avanti. Insieme profinito, vediamo un po', non lo dice? Certo che è veramente, adesso ve lo vado a vedere un secondo, però vediamo un po'. Profinite set, vediamo un po'. Ah, perfetto. Vediamo. Vediamo un po'. Allora, essenzialmente l'idea è questa. Non pretendo di essere precisissimo, perché, però, per come l'ho capito io, nel momento in cui vedete la parola profinito, essenzialmente quello che state cercando di fare è serie formali di cose finite, in qualche modo. Detto in un modo un po' strambo, però pensate di avere insiemi finiti, no? Che possono essere l'insieme con zero, con un elemento, l'insieme l'insieme con zero elementi, l'insieme con uno, quello con due, ma gli altri comunque, anche insieme con una pera, una mela, un insieme finito, insomma. Avete questo, quello che voi fate è una specie di serie formale, e voi in qualche maniera prendete, e qui vedete, qui si vede che sono un po' blind, no? Prendete la spiegazione del prefascio. Un prefascio è semplicemente un modo per associare qualche cosa che associa, ad esempio qui avete il punto, gli associate un insieme, vuol dire la scelta di un insieme, in questo caso non c'è nient'altro. Adesso vediamo
però finito, no? Per come l'avevo capito, erano serie, tipo serie formali di entità finite. Cosa significa? Significa, vabbè, spesso vedete scritti, no, cose di questo tipo, e SI in semifinito. Come dire, potrebbe anche essere, potrebbe essere una cosa di questo tipo. Pensate di avere tanti insiemi finiti, vediamo un po' se riesco a cavarmela. Fate che sia una successione per ora, però una successione. Così assomiglia di più a una serie formale, effettivamente. S2, ancora qui, SN. Non sono proprio sicuro che sia quello, esattamente quello che intendo, però l'idea più o meno è lì. E voi cosa fate? Fate questa cosa, questa specie di, questa qui è una specie di serie formale. Voi qui avete delle funzioni, qui sono tutti insiemi finiti. Insiemi finiti. E voi prendete, questo è un insieme, non sarà più finito, ma sarà in qualche modo profinito. È un insieme, in qualche maniera, profinito. Ok. In cui che cosa fate? Gli elementi sono elementi sono successioni. Successioni del tipo S con I, con vabbè, qui interi, con S con I in S con I grande. Questo chiamatelo F21, questo chiamatelo FNN-1, tale che effettivamente quando c'è una compatibilità di questo tipo, cioè FNN-1 di SN uguale SN-1, cosa di questo tipo. Allora, però, io per come la penso è una specie di serie formale. Insieme. E poi sono andato a guardare un po' in giro quello che trovate che gli insiemi profiniti, diciamo in inglese, sono spazi topologici. Questo ve la butto lì, anche se non è importante che si sappia questo. Spazi topologici totalmente disconnessi, compatti, diciamo compatti e totalmente disconnessi, che non, in realtà non ci non importa cosa siano. Torniamo a noi, o meglio alle dispense. Qui dice appunto, qualsiasi cosa sia questa cosa qui, essenzialmente pensatelo al di là di quello che sia davvero, pensatelo come una sorta di ingrandimento del punto. Cioè, avete sostituito il punto con non insiemi finiti, ma insiemi che sono in qualche modo serie formali di insiemi finiti, con insiemi finiti. Cosa vuol dire prefascio? Fascio, cosa vuol dire fascio? In realtà basta prefascio. Si intende che voi prendete questa cosa qui, che loro chiamano Proetal Site, e fate appunto, prendete in realtà op qua dentro, o meglio, ve lo dice qui, dagli insiemi profiniti, dall'opposta, andate a finire ad esempio in insiemi. Fate un esempio, come vi ho detto prima, vuol dire che voi prendete appunto questo S, se pensatelo come no, questa cosa qui, per ognuno di questi voi lo mandate in un insieme, in un anello, in un gruppo. E poi avete delle condizioni di compatibilità, nel senso che avete che l'unione disgiunta deve essere mandata in un prodotto, e poi avete quest'altra cosa che non facciamo che non ci interessa, ma cioè, l'idea qui, da quanto ho capito, è proprio che
voi cambiate la nozione di insieme, prendete la nozione di insieme, la guardate come ah, c'ha il razionale Y. Esempio più classico di questa costruzione sono i numeri piadici, che effettivamente possono essere pensati come serie formali di potenze negative di primo. Esatto, è l'analogia che avevo in testa anch'io. Non, naturalmente anche lì non ci ho mai lavorato con cose così, però penso che più o meno, cioè, l'idea, al di là di tutto, io credo che l'idea è tal, lascia stare cosa vuol dire tal, non è importante, almeno secondo me non è cruciale che capiamo cosa vuol dire e tal, ok. Se vuoi proprio capire cosa vuol dire tal, è come fa riferimento a nozioni legate alla topologia algebrica e nozioni che sono simili a credo, le non i diffeomorfismi locali, ma meglio ancora, penso che siano nozioni simili a quelli che sarebbero tipo le sommersioni di varietà lisce, tipo. Mi ricordo. Semplicemente cose che in qualche modo si comportano, dovrebbero comportarsi in maniera abbastanza simile alle inclusioni di aperti dentro le varietà differenziabili, robe del genere, o più o meno, adesso non so. Ok. Sta dicendo, voi cambiate la nozione di punto, no? Gli insiemi sarebbero prefasci sul punto, ma se voi inciccite il punto e prendete prefasci sul punto inciccito, avete una cosa nuova che magari è utile. In questo caso si scopre, apparentemente, è utile. Cioè, voi al posto che prendere per il singolo punto dare un insieme, che vuol dire dare solo un insieme, prendete per ognuno di questi insiemi profiniti, come, quindi per ognuno di queste cose che sono tipo serie formali di tipo di insiemi finiti, prendete un qualche cosa che è un insieme ed è tutto compatibile, insomma. Lo sta spiegando Ivano, dice rozzamente un prefascio sullo spazio è un insieme per ogni aperto, con certe compatibilità se guardi insiemi inclusi in alto, intersezioni, eccetera. La costruzione categorica si riduce a questa quando considera le categorie degli aperti del tuo spazio, cioè, esattamente, gli oggetti sono gli aperti, quindi insiemi o altro. È proprio questa l'idea, cioè è come se tu avessi una famiglia di insiemi o di gruppi o di anelli o di spazi vettoriali, ma parametrizzati, no? Su un qualche diagramma, che come nel caso che ti ha detto Ivano è un diagramma che ha a che fare con gli aperti di uno spazio topologico. In questo caso è un diagramma che ha a che fare con questi insiemi profiniti, cioè ed è una specie di ingrandimento del punto. È un po', secondo me questa è un po' la genialata, cioè sostituisci alla nozione base di punto, nozione molto elementare, voi sostituite una nozione un po' più complicata, ma non di tanto, e comunque trattabile. E costruite, no, costruite su questo la nozione di prefascio, in realtà qui serve una nozione di fascio, ma non ci importa tanto ai fini di stasera, e questo è un insieme condensato. Cioè, almeno se volete, credo che la cosa che uno può, se non è proprio, non vuole proprio andare nei dettagli, penso che possa bastare portarsi a casa è, ok, un insieme è un prefascio sul punto, o il punto come diagramma è un singoletto, quindi se io associo insieme a un singoletto ho un singolo insieme, ma se io complico, io inspessisco un po' il punto come diagramma, posso comunque associare a questo punto inspessito comunque una specie di rappresentazione tramite insiemi, gruppi, spazi vettoriali, eccetera. E tutte queste rappresentazioni sono quelle che noi vogliamo poi chiamare insiemi condensati. Esatto, si dice, esatto, un morfismo è tale, un morfismo di insiemi che generalizza il ricoprimento topologico, meno male che abbiamo un geometra algebrico qui, in poche parole deve comportarsi come un ricoprimento topologico di schemi per un'estensione separabile del campo base dello schema. Qui vabbè, già mi sono perso, ma sì, vabbè, più o meno, sì, comunque la mia, quello che più o meno avevo inteso è che comunque i ricoprimenti tal si comportano, sono quelli che si comportano meglio, perché per chi fa geometria algebrica c'è il problema sempre che la topologia di Zariski non è proprio simile a quella che uno avrebbe sulle varietà differenziabili di per sé, e invece i ricoprimenti tal sono, da quanto avevo capito, sono un po' più simili agli aperti che uno ha
ricoprimenti che uno ha classici quando fa varietà lisce, insomma. comunque, poi qui dice, Remark 1.3 dice che ci sono problemi di set teoretici, di questo ce ne freghiamo, c'è tutto un modo per tentare di metterli a posto, ma ce ne freghiamo. Allora, poi dice, ecco, una cosa interessante qui è l'esempio 1.5, poi non so quando mi fermerò, ma fino a me c'è un po' di interesse. L'esempio 1.5, sia T, adesso scusatemi, vedete qua, sia T un qualsiasi spazio topologico, dice che c'è un associato insieme condensato, semplicemente mandando ogni insieme profinito dell'insieme delle mappe continue da S a T. Quello che fate, appunto, è prendete T, ve lo scrivo qua sopra, T disegnato di S sono funzioni continue da S a T. Perché allora che succede? Che in realtà questo qui è un insieme profinito, ma ha una certa topologia. Comunque di base la topologia la usate in maniera un po' furba, se volete. Quindi sapete dire, sapete qual è la nozione di funzione continua, potete prendere tutte le funzioni continue da lui al vostro T. Questo sembra un po' un fattore rappresentabile in qualche modo. Questo chiaramente soddisfa le proprietà, la seconda segue da quello che deve essere e quant'altro, vabbè, non ci importa adesso gli aspetti tecnici. La cosa interessante è che se voi partite da un anello topologico e fate questa costruzione, apparentemente trovate un anello condensato, gruppo condensato, spazio vettoriale condensato, eccetera. Quindi quello che succede qui è che voi fate una cosa classica per la matematica, cioè avete una certa nozione, ingrandite, la estendete, e nell'estenderlo trovate una nozione che è un po' più complicata magari, ma per certi versi può comportarsi meglio. Quindi avete allargato il vostro ambiente e vi siete messi in un ambiente migliore. Quello che succede, ad esempio, quando voi partite dai numeri reali, i numeri reali permettono di fare tante cose, ma non permettono di farne altre che invece magari vorreste fare, ad esempio non sono algebricamente chiusi. Vi siete inventati numeri complessi che invece sono algebricamente chiusi, risolvete tutte le equazioni polinomiali che volete nei numeri complessi, a spese di un po' più di complessità, un po' più di difficoltà magari nel trattarli, ma di semplificazioni che comunque si ottengono avendo un ambiente che in qualche modo è fatto meglio. Qui è simile, dal punto di vista, come dire, punto di vista. Poi dice, vediamo un po', uno spazio topologico compattamente generato, se la mappa da x a y un altro spazio topologico continua nel momento in cui questa è continua per tutti i compact Hausdorff che vanno qui, vabbè, qui dice l'inclusione degli spazi compattamente generati in tutti gli spazi topologici ha un aggiunto destro che manda uno spazio topologico nel suo insieme sottostante equipped quotient topology, eccetera eccetera. Qua dice qualsiasi spazio compact Hausdorff ammette una soluzione da un insieme profinito, prendendo questa stone check compactification. Questo significa che nella precedente discussione uno può impiazzare i compact Hausdorff con gli insiemi profiniti senza alterare la definizione dei compact degenerated spaces. E questa cosa qui, questa forse non è interessantissimo ai fini di stasera. Qui, la set theoretic variant, chi se ne frega, perché questo gli serve per evitare problemi tecnici che non ci interessano. Vediamo un po' se questo è interessante. Any first countable topological space è compattamente generato, va bene. Ok, può essere interessante almeno per avere un'idea. Vediamo un po', questo è utile, vediamo un po'. Questo qui mi sto chiedendo se sia utile da raccontare o no. D'accordo. Allora, vediamo un po'. Questo serviva come preparazione forse a questa proposizione 1.7. Sta dicendo che questo mandare X, spazio topologico, anello topologico, gruppo topologico, spazio vettoriale topologico, eccetera,
nella categoria degli insiemi condensati, dimenticatevi di questo cardinale, porta tanto, è fedele. Fedele cosa vuol dire? Fedele vuol dire che, fedele vuol dire la seguente cosa, fedele vuol dire la seguente cosa, che voi fate le funzioni continue da x a y, è la stessa cosa dei morfismi tra insiemi condensati con ad esempio set o quello che volete da x a y, come vi ha detto lui. Questi sono morfismi di prefasci, che è una nozione che avete, di fasci, anzi, una nozione che sapete dare. Fedele significa, no, fedele non significa questo, scusate, fedele significa che questo è iniettivo. Fedele significa che questo è iniettivo, pienamente fedele, dice pienamente fedele, quando vi restringete alla sottocategoria piena di tutti i T, gli spazi topologici, anelli topologici, eccetera, che sono compattamente generati come spazi topologici. Ma ad esempio, se voi vi restringete a qui, se fate finta che questo e questo sono metrizzabili, tipo quindi ad esempio, ok, spazi di Banach, allora questo non solo è un'inclusione, ma è un isomorfismo, è un'abiezione. Questo significa che è pienamente fedele. Un esempio, cosa ti serve questo insieme condensato? Allora, stasera non riesco a dirti cosa ti serve. Quello che ti serve è fare analisi funzionale, perché vedi qual è il punto, Andrea? Cioè, il punto qui è che tu sostituisci la nozione di, ad esempio, spazio vettoriale topologico, di cui gli spazi di Hilbert sono un esempio, con la nozione di, ad esempio, spazio vettoriale condensato. Sugli spazi vettoriali condensati, tu riuscirai a fare alcune cose che invece sugli spazi vettoriali topologici non riuscirai a fare, perché spazi vettoriali condensati sono fatti meglio da un punto di vista formale, quindi avrai accesso a tutta una teoria, a tutta una serie di cose che ti permetteranno di fare molto di più o molto di meglio, in un certo senso, se vorrai. Andiamo un po' avanti, poi magari sì, e forse a un certo punto dovremo fare un po' di wrap up, perché miseria, se... Ma purtroppo sì, si inizia a leggere, forse devo fare un ciclo. Qua dice left adjoint, vabbè, chi se ne frega. Questo, vabbè, non ci importa. Qui avete, ecco, allora andiamo a vedere un po' avanti. Ad esempio, vedete qui, teorema 1.10, questa è una delle cose che penso avrà voluto provare nel corso. Dice la categoria dei gruppi abeliani condensati, ma voi pensate agli spazi vettoriali condensati come sostituto degli spazi vettoriali topologici? Ivano dice una figata incredibile, ma infatti secondo me lo è. Io dovessi scommettere su cos'è il futuro per quanto riguarda almeno, diciamo così, un futuro prossimo immediato rispetto a quello che può essere l'analisi funzionale, direi che questo, secondo me, scommetterei. Qui dice, infatti, la categoria degli spazi dei gruppi abeliani condensati, ma pensate, come vi ho detto, spazi vettoriali condensati, è una categoria abeliana, ma fatta anche bene, che soddisfa tutti gli insiemi di Grothendieck A, B3, B4, B5, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tutti i limiti e colimiti, tutti i prodotti, tutte le somme dirette, tutti i colimiti filtrati sono esatti, 5, okay. Tutti i colimiti limiti esistono, i prodotti, le somme dirette e i colimiti filtrati sono esatte, e poi vale anche quest'altra cosa, B6. Non mi risultava nemmeno di averle viste queste cose qua. La mappa naturale è un isomorfismo e, in particolare, moreover, la categoria dei gruppi abeliani condensati è generata da oggetti compatti, compact projective objects. Allora, il fatto qual è? Il fatto è che questa, essendo, vedete, cioè, siamo partiti da una nozione che era quella di gruppo abeliano topologico, spazio vettoriale topologico, che era un primo tentativo naif di mischiare topologia con algebra. Ecco, questi signori hanno detto, beh, ma c'è un modo migliore per farlo, e il modo migliore per farlo è inventarsi una opportuna nozione di prefascio, fascio. Quando uno lavora con la nozione di prefascio e fascio, di solito tutto quello che può andare bene va bene, perché i fasci e i prefasci sono
diciamo così, uno degli ambienti migliori possibili dove si può fare matematica da un certo punto di vista, sicuramente dal punto di vista delle categorie, dal punto di vista dell'esistenza di proprietà di questo tipo, che sono veramente comunque molto importanti, è molto importante avercene. Un oggetto è compatto, certo, questa è una nozione che può servire. Remark, fasci di categorie abeliane su ogni sito formano una categoria abeliana con A3, B4, B5, B5, ma in most cases falliscono AB4 stelle e AB6. Però questi assiomi, dice, sono una semplice conseguenza dell'esistenza di compact projective generators. E nel nostro caso avremo questi compact projective generators. Insomma, abbiamo esaurito in realtà la lecture 1, esaurito, insomma, modo di dire. Forse è un po' tardi, ma vedo che cioè, effettivamente c'è interesse. Vedete che poi mi dite, no, non devi essere tecnico, devi essere divulgativo, poi mi metto a fare queste cose. E c'è questo zoccolo duro di gente che... Vabbè, come non detto. Scusa, no, questo è un commentino. No, adesso comunque effettivamente è un po' tardi, ma cioè, poi voi avete tutta questa teoria. Vediamo un po', giusto per finire, vedere un po' cosa c'è oltre, e poi magari giusto fare, come diceva Andrea, un po' di wrap-up. Avete gruppi abeliani condensati, si mette a fare, no, tutta la teoria, tutte le tecniche, delle cose che uno deve fare, poi vediamo un po', questo cos'è? Appendice? Ah, vabbè, questa era la cosa set teoretica, chi se ne frega. Comologia, ecco, vedete, cioè, vedete, allora qui dice non solo c'è il passaggio dagli spazi topologici. No, l'utilizzo per tecniche sono rustiche. In realtà, quando poi ci fai comologia, quando poi ci fai analisi, cioè il fatto di poter fare comologia e assieme analisi funzionale è, secondo me, alla fine capiterà. Cioè, non è possibile che non, che persino voi non vorrate usarlo a un certo punto. Voi sicuramente altri avranno. Magari lo vedranno in maniera un po' più immediata, ma io confido che, visto che la fisica è tutta fatta di gruppi di Lie, di cose che mischiano appunto strutture algebriche e topologia, e hanno a che fare con comologia, no, anche avere questo quadro, questo setup, secondo me farà la differenza. Dico che sa che farà la differenza domani, ma magari farà la differenza tra 5, 6, 7 anni, cioè questo forse un po' che posso aspettare. Magari tra 10, però insomma dovrà fare la differenza. Dice, ad esempio, qui la lezione 3 spiega, cerca di dire che avete capito che il passaggio dagli spazi topologici agli insiemi condensati è sano da un punto di vista di categorie, ma il punto è che non solo questo, ma anche la comologia, uno riesce a fare una teoria comologica, no? Apparentemente dovrebbero essere in grado di fare una teoria comologica anche in questo quadro, se non sto capendo male, è fatta in modo che le cose si comportano bene. Ecco, sì, la comologia condensata. C'è una comologia condensata? Beh, certo, se avete una nozione di fascio, avete anche una nozione di comologia, certo, perché voi, ecco, infatti, potete prendere la comologia internamente nel topos degli insiemi condensati, certo. Potete farlo in qualche maniera con i ricoprimenti, no? Comunque ce l'avete, una volta che avete questa nozione di fascio, siccome un fascio su un sito diventa un topos di Grothendieck, come avevamo detto anche con Olivia, mi sembra, avevamo parlato di queste cose. Voi avete una nozione di comologia e scoprite che in qualche modo la comologia dei fasci classica coincide con la comologia condensata. E quindi anche da questo punto di vista le cose vanno bene. Poi naturalmente dovete farlo proprio. Ah, guardate, qui c'è una dimostrazione che veramente, guardate, una dimostrazione analiticissima, vedete qua? Ci sono gli epsilon qui. Questo risultato. Alla fine c'è un po' di analisi effettiva. Qui c'è effettivamente un po' di analisi.
Gruppi abeliani localmente compatti, non so cosa intenda fare, ma ovviamente anche lì vedere un po'. Poi vediamo un po', non so bene, questo sto un po' saltando, ma è un po' risoluzioni, gruppi abeliani, vabbè, qui, ok, pendice. Ecco, poi qui c'è la cosa dei, siccome ci sono i condensati, ci sono anche i gruppi abeliani solidi, qua ad esempio dice, gruppi abeliani condensati hanno eccellenti proprietà categoriche. Potete calcolare OHM, EXT, quindi coomologia, avendo essenzialmente quello che vi aspettate, ma il problema è che ancora per quanto riguarda il prodotto tensore non è apparentemente ancora patologico. E quello che fanno è definire una nozione di gruppo abeliano solido che poi si comporti bene anche con i prodotti tensoriali, così effettivamente. Ah, dice la coomologia di spazi di Hausdorff compatti e coefficienti reali banali a tappeto. Stato cosa aveva detto? No, no, non li conosco bene questi risultati io personalmente qua. Ah, qua dice sì, per ogni compact Hausdorff space uno ha la coomologia condensata. Ah, questa è la coomologia condensata effettivamente. Sui reali sì, è nulla. Per i maggiore di 0 sì, boh, apparentemente. Non so bene questo che implicazioni abbia, però, boh, in effetti, compact Hausdorff. E forse Ivano ne sa dire di più su queste cose, perché forse serve più per chi fa poi. Vediamo un po', andando avanti, ancora qui c'è un integrale, no? Qui dicevamo appunto, gruppi abeliani solidi, secondo quanto dicono, serve questa nozione per poi riuscire a parlare di prodotti tensori, che sono comunque importanti riuscire a fare. Pensate di riuscire a fare il prodotto tensore, pensate di riuscire a fare il prodotto tensore di due spazi di Banach. Che implicazioni può avere? Non c'è mica la storia dell'entanglement che in fin dei conti è un tensore, no? In che modo, no? Potete magari sperare di. No? La butto lì, non, questo però non ho tanto idea. Non ho tanto idea. Però mi aspetto che avere prodotti tensori che funzionano bene di entità che possono essere spazi vettoriali topologici, spazi di Banach, quello che è, possa essere importante magari anche a fini fisici teorici, lo spero, non lo so, però magari sì. Poi cosa avete? Avete i categorie gruppi abeliani solidi, avete naturalmente le categorie derivate, perché quando avete categorie abeliane poi avete le categorie derivate, questo ça va sans dire. Avanti ancora sui gruppi abeliani solidi, sono dei risultati anche tecnicamente anche molto pesanti da far vedere. Tra l'altro qui era stato fatto notizia Scholz a un certo punto, perché era proprio in questo, quando si trattava di questi risultati qua, a un certo punto c'era un teorema che voleva far vedere, era molto complicato, allora aveva scritto delle cose su Lean per controllarlo, per avere un controllo ulteriore con il computer. Vabbè, questo era. Anelli analitici. Questo che cos'è? Vogliamo estendere i risultati ottenuti per gruppi abeliani agli amoduli per ogni anello discreto. Anello discreto, vabbè. Il nostro interesse è sicuramente negli anelli commutativi, ma anche gli anelli unitari commutativi, associativi, cioè non per forza commutativi. Quindi cos'è per lui un anello analitico? Ah, vabbè. Fatemi capire cos'è questo. Un anello condensato. Ah, dici che vuol fare magari tipo una versione tipo solida per anelli e non solo gruppi abeliani. Ma naturalmente diventa un po' tecnico. E appunto piuttosto complicato. Immaginate essere alla magistrale e seguire un corso così. I moduli solidi, anche qui saranno una questione. Poi appunto vedete che tecnicamente diventa, non è, cioè, per niente banale. Cioè. Caso generale, boh, vediamo, andiamo avanti un po'. Globalizzazione. E derivate. Vabbè, qui no, qui si va su cose che inizio veramente a fare fatica anche soltanto a farmi una vaga idea. Ma che forse gli intende. Ah, no, forse qua vuole veramente fare. Ah, no, forse qua vuole veramente fare incollamenti di queste cose e quindi avere una nozione di schema.
la cui base sono queste nozioni di anelli condensati, eccetera. Potrebbe effettivamente essere questo. Penso, forse, adesso non voglio dire cos'è questo. Open affin- sì, penso che ha infinito categoria. Vabbè, qui vedete che probabilmente è un, ha a che fare con, vero, ha a che fare con ha a che fare con questo tipo di cose, globalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi no, non soltanto, dualità coerente, questa cos'è? Qui c'è tipo la dualità, cos'è la dualità? Quella con, Dio qui, adesso c'è qualche geometra algebrico che mi ucciderà perché, che riderà di me perché non ho nemmeno idea di come funzioni la dualità con in geometria algebrica, con l'omologia, la comologia, mi sembra. Sì, quella dualità adesso, credo, spero. Vediamo. Qua però devo confessare che, vabbè, niente, abbiamo esaurito le dispense, ma mi ero perso. E che dire, cioè, inizia a sembrare una pagina di NLA. Sì, secondo me diventa abbastanza tecnica a un certo punto. Però adesso se voi cercate, adesso al di là, oggi io potrei anche finire perché siamo in mezzo di live, 14 visualizzazioni. Ci sono svariate materiale, anche lezioni di lo stesso Scholz e Clausen, ne parlano e spiegano, fanno anche esempi, fanno vedere cose curiose che hanno a che fare con l'analisi funzionale, no? Certi ormai quozienti di spazi di Banach, cose strane che succedono che sono simpatiche apparentemente, però cioè, allora, l'aspetto tecnico sicuramente è non banale questa teoria, cioè, quindi è complicato, difficile, molto avanzato quando poi si vuole fare tutto, però secondo me l'idea di fondo è debole, cioè, come ho detto, prendete la nozione di insieme, gruppo, spazio vettoriale, eccetera, la vedete come prefascio sul punto, cambiate un po' il punto, inciccite un po' il punto e vi viene questa nozione migliore che permette di generalizzare, di vedere la nozione di spazi topologici, gruppi topologici, spazi vettoriali topologici, eccetera, eccetera, anelli topologici, quant'altro, in un quadro molto migliore in cui riuscite a fare molte più cose e dal punto di vista formale si comporta meglio. Questo implica che a un certo punto la speranza è che farete analisi funzionale fatta bene, cui cose che classicamente non funzionano bene, funzioneranno bene. Cose che uno vuole fare a livello magari anche di topologia e quant'altro si riusciranno a fare. Prodotti tensori, avrete la teoria di questi gruppi abeliani solidi o quello che è, riuscirete a farli. E quant'altro. Cose che penso stiano sviluppando anche magari proprio adesso che noi parliamo. E niente, comunque ho parlato tanto e devo dire che comunque il seguito non è stato così male, anche se la difficoltà secondo me non era banale. Io vi ho detto, io ho molte speranze in cosa, cioè tra tutte le cose che ho visto finora, mi sembra uno di quei progetti ad ampio respiro sicuramente tra i più promettenti. Effettivamente, se si riuscisse nell'intento finale, come spero che riusciranno, a rifondare l'analisi funzionale su basi migliori, avrà a cascata tutta una serie di ricadute importanti per l'analisi, per la fisica, sicuramente per la fisica. E chissà cos'altro poi, anche se da quanto dicevano loro stessi, dice infatti è bello perché come praticamente tutti i concetti profondi in generale al punto giusto, proprio così, ha un certo grado di specificità che gli permette di dire qualcosa di importante, proprio questo,
proprio questo. Gli stessi autori commentavano, mi sembra di aver trovato una risposta su Matoverflow, in cui comunque commentavano che effettivamente uno dei limiti tuttora, in effetti, è che comunque sia qui dentro avete un matrimonio buono di nozione di topologia e nozione algebrica, quindi tutto quello che volete, ma effettivamente non sembra che ad esempio qui sviluppino per ora almeno, poi adesso male, ma quanto avevo inteso non sembra che per ora sviluppino ad esempio una nozione di convergenza di successioni all'interno di un condensato, una nozione di intorno lì dentro. Quindi questo potrebbe essere visto come un limite, tuttavia se già appunto si riescono a costruire categorie migliori per l'analisi funzionale, categorie dove hai il prodotto tensore, hai nuclei con nuclei e tutte le cose che tu vuoi avere, già è un risultato a livelli, no, notevolissimi, non dico insperati, però è che meglio di così, fare meglio di così, ci si riuscirà. Forse ci vuole ancora un po' di fatica. Vediamo un po' se Andrea ha detto qualcosa. Sono prodotti tensori tra spazi di Hilbert, come dovrebbe funzionare meglio? Ma il fatto è che vedi, cioè, tu li fai le cose in maniera più generale, in maniera più sistematica, in maniera più formale, e potresti riuscire a fare cose che magari non riesci a fare, no, nella teoria che hai adesso, ma che ti interesserebbe comunque voler fare. Questa è un po' la speranza, l'idea. Lo metti dentro il computer, ma poi alla fine dentro il computer in qualche modo penso che ci metterai dentro anche queste cose a un certo punto. Mi aspetto, credo, spero. Vediamo un po'. Perché non lavori anche tu in questo? Beh, potrei tentare, anche se ora come ora le cose su cui sto lavorando non hanno direttamente a che fare con queste. Però potrebbe sicuramente essere una cosa di cui sicuramente da tenere presente. Da tenere presente sicuramente, sicuramente. Poi capiterà magari qualche progetto che avrà magari essere, potrà valere la pena di fare, che ha a che fare con questo tipo di linguaggio, sicuramente potrebbe, può valer la pena. Vedete che qui comunque, no, giusto per finire, vedete che qui vedete che qui abbiamo parlato di topologia, ma altre volte qui sopra abbiamo parlato di topologia, ma il modo in cui abbiamo parlato di topologia oggi è un po' diverso rispetto al modo in cui abbiamo parlato di topologia altre volte. E altre volte parlavamo di topologia, ma in realtà parlavamo più di omotopia e di topologia algebrica, nel senso di omotopia, piuttosto che di topologia nel senso, in questo senso in cui abbiamo visto stasera. Perché qui appunto non è tanto omotopia, poi avrà a che fare anche quello, naturalmente, volendo. Però qui appunto non è tanto classificazione di spazi, non è tanto costruire, no, impalcature per gli spazi e modelli combinatorici di spazi e categorie infinito e tutto quello. Ma è più proprio avere la nozione di partire dall'idea, cioè prendere quella che sarebbe la nozione di spazio vettoriale topologico, gruppo topologico, che appunto, ripeto, cioè in natura esistono e ai fisici piacciono, cioè nel senso gli spazi vettoriali topologici li usate, i gruppi topologici li usate, miseria, sono quindi lì, i gruppi di matrici sono gruppi topologici e vi farà molto comodo, penso a un certo punto, avere una teoria in cui finalmente potrete fare nuclei di mappe tra gruppi topologici, potrete fare quozienti, potrete fare coomologia continua, come diceva nell'introduzione. Gruppi di matrice in qualche modo vi serviranno. Nel senso, a un certo punto probabilmente avrà senso guardare anche queste cose. Ed è uno sposalizio appunto di topologia e algebra che è questo tipo, proprio simile a quello che si tentava in maniera naif, in maniera ingenua, con le nozioni che vi ho detto all'inizio, struttura algebrica e topologica insieme. E questo è, vi ho detto, rispetto a questo, probabilmente è il futuro.
vedendo come ne parli, ti direi di farci qualcosa, perché è un peccato se credi. No, no, ma infatti sono d'accordo. Cioè, nel senso, adesso però da qui a mettermi a farci qualcosa, bisogna che si trovi magari una domanda interessante che questo linguaggio riesce a... Io personalmente non lavoro tanto con topologie, io personalmente dico lavoro più semplicemente con algebra omologica, ma più dentro l'algebra, senza che la topologia abbia un ruolo. Però non mai dire mai, insomma, queste cose qui magari un giorno potrà valere la pena. Cioè, dico, fare un seminario di lettura su questa cosa sicuramente vale la pena. Non, sicuramente è non banale, però vale la pena. Oppure iscriversi all'Università di Bonn, andare a fare il master lì e parlare direttamente con Peter Scholz, così tanto me la racconta lui. Penso che per stasera possiamo chiudere. Ah, scusate. Ah, intanto oddio. Mi si è esaurita la condivisione schermo, che forse adesso vedrete la mia faccia. Non stanno vedendo niente? Un po'. Adesso vedono la mia faccia, forse ci sta che adesso magari si veda la mia faccia. Ecco, appunto, perfetto. Vedete la mia meravigliosa faccia, no? E penso che ci potremo salutare. Vedo che appunto questa diretta è un po' più tecnica, in realtà vedo che vi ho tenuti 14 di voi per un'ora e mezza, passa su cose così, quindi più dirette tecniche mi state chiedendo implicitamente. Bene. Adesso uso Meet Science per fare i miei seminari di lettura a sto punto, tanto che ci siamo. Niente, per chi c'è stato grazie, naturalmente io ero abbastanza blind, ma spero di avervi dato almeno un minimo site per quello che potevo sapere, potevo dirvi, ecco, rispetto a quello che comunque so degli argomenti. Grazie per l'interessante intervento, un saluto, sì, grazie a voi di esserci stati, grazie a tutti, grazie a chi ha commentato, grazie a chi ha partecipato. E con me penso che ci rivedremo a settembre, a meno che non mi vengano idee di fare altre cose magari d'estate, o veramente magari potremmo fare seminari di usare l'estate per fare seminari di lettura qui sopra. anche se andiamo, magari facciamo, mi installo OBS, vado su StreamYard, così posso andare da solo, così tanto per vediamo. Comunque sia, grazie infinitamente, anche il mio mancabile fuori dal microfono, forza. Ci fate un oscillatore armonico, chiamatemi. Ma davvero, queste cose qua, alla fine, cioè, analisi funzionale, teoria dei gruppi, cioè, uno le fa, uno le ha fatte perché doveva rispondere a dei problemi di tipo matematico, poi incidentalmente si scopre che anche rispondevano anche problemi di tipo fisico e pratico. Quindi io sarei fiducioso, ecco, mettiamola così. Niente, grazie infinitamente e vi saluto tutti, buonanotte e ci si vede. Naturalmente, la settimana prossima ci saranno ancora dirette, non con me, ma chi c'è lunedì? Non mi ricordo, lunedì dovremmo avere ancora fisica, matematica, penso. Comunque siamo lunedì e mercoledì prossimo avremo ancora dirette. Grazie ancora. Buonanotte.